Il governo Draghi assomiglia sempre più sinistramente ad una banale prosecuzione del governo Conte bis. Già qualche più che legittimo dubbio c'era venuto allora quando avevamo visto la lista, ve li ricordate, dei migliori giornaloni di Stato, ci raccontavano che ci apprestavamo a avere finalmente il governo dei migliori. Poi abbiamo visto la lista dei ministri, insomma, migliori. Se il tridente d'attacco erano Di Maio, l'uomo che scialacqua 5,3 miliardi per la cooperazione internazionale e nella legge di bilancio del 2021 trova solo 3,8 miliardi per quelle imprese che lui ha chiuso per decreto, la Morgese, l'altro migliore, quella dei 70.000 agenti per verificare che gli italiani stiano reclusi ai domiciliari sotto Natale, e però quella che nel frattempo triplicano gli sbarchi, o ancora l'altro del tridente d'attacco dei migliori è Speranza, l'uomo i cui neuroni concepiscono subito solo le chiusure come strategia per rimanere pietrificati nel bel mezzo della pandemia. Subito dopo la lista dei ministri, che aveva già, come dire, smorzato le aspettative le aspettative degli italiani, abbiamo visto i primi DPCM con i quali nuovamente l'Italia veniva chiusa, perché nuovamente ostaggi di Speranza, l'uomo i cui neuroni concepiscono solo le chiusure come strumento per affrontare la pandemia. E oggi arriva il decretino sostegni. Ecco, quello che sarebbe dovuto arrivare tempestivo, perché la promessa era mai più chiusure senza che vi siano nella tasca degli italiani chiusi per decreto i soldi dei risarcimenti, e risarcimenti finalmente degni di questo nome. E oggi arriva il decretino, e ancora di più il governo Draghi sembra la banale prosecuzione del governo Conte bis, perché in questo decretino abbiamo come misure per quelle imprese che loro hanno chiuso per decreto dei risarcimenti che vanno dall'1,7% della perdita del fatturato fino al 5% della perdita del fatturato. Quindi stiamo dicendo questo, che chiudiamo per decreto bar, ristoranti e pizzerie, per fare un esempio. Diciamo che loro sono i monatti e gli untori, al posto di dire che i monatti e gli untori stanno al governo perché non sono riusciti a organizzare neanche i trasporti. Raccontiamo la bufala che io contraggo il virus in un ristorante nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, con il distanziamento sociale, con il plexiglass, con la sanificazione, e non su tram, metropolitane, treni che non riescono ad organizzare a livello pandemico. Diciamo che peraltro quel virus lo contraggo solo se ceno alle 20 di sera e non a mezzogiorno, perché il virus è come i vampiri, di giorno dorme per svegliarsi la notte, e quindi lo storytelling è che la colpa sia dell'economia reale che viene chiusa per decreto al posto delle inefficienze di un governo che non è riuscito a organizzare neanche i trasporti e le scuole a modello pandemia per affrontare la pandemia, e a quelle imprese chiuse gli diciamo però non ti preoccupare perché i sostegni arrivano tardi, perché continuiamo come il Conte bis, arrivano tardi, però non ti preoccupare, avrai la bellezza di un ristoro dall'1,7% al 5%, cioè se tu prima mangiavi con 10.000 euro in un anno, perché sopravvivevi con 10.000 euro, avrai 1.700 euro. Ora facciamo un esempio concretissimo. Un'attività chiusa che abbia avuto una perdita di fatturato di 40.000 euro riceverà dal governo Draghi, che in questo senso assomiglia sempre più sinistramente al governo Conte bis, 2.000 euro. Il problema è che forse Draghi non sa, perché lui si è sempre occupato di ben altro nella sua vita, che per un bar 40.000 euro di perdita significa esattamente quello che, se era bravo il proprietario, il barista, era esattamente la somma con la quale quel barista viveva. Toc toc, Draghi, vivono con 40.000 euro le imprese che tu continui a tenere chiuse perché anche tu ti sei arreso alla logica demenziale di Speranza, i cui neuroni non concepiscono altro che le chiusure. E quelli che vivevano con 40.000 euro, tu gli dici, bene, vi ristoriamo noi 2.000 euro. E allora ti dico, Draghi, che con 40.000 euro il barista vive, lui e la sua famiglia, con tante fatiche. Con 2.000 euro muore. Questa è la verità.
E allora bisogna cambiare il paradigma, ma cambiare il paradigma è impossibile. E Fratelli d'Italia lo ha sempre detto, perché non si può governare insieme alle due sinistre, quella dei 5 Stelle che si arrende al declino e che governa l'Italia, seconda potenza manufatturiera d'Europa, settima potenza industriale del mondo, come se governasse le Bahamas con il reddito di cittadinanza, né dell'altra sinistra, quella del PD, che è la Gauche Caviar, che adesso si affida la sinistra al caviale, che adesso si affida a quel genio di Letta che, poverino, torna dalla Francia per salvare il PD dal mare burrascoso in cui si è infilato, e tornando dalla Francia, come ogni buon borghese illuminato che guida le sinistre, dice che c'è un grande tema per gli italiani, lo ius soli, no? Ecco, come si poteva governare con queste due sinistre al potere che rappresentano la maggioranza della maggioranza Draghi, immaginando che non sarebbe finita così? Quindi, sintetizzando, veloci come sempre nelle chiusure, codice Ateco per chiudere le imprese al posto di protocolli di sicurezza per tenerle aperte, discussioni lunare sullo ius soli e rimborsi tardivi, non si sa quando arriveranno, che rappresentano una miseria, perché a un barista che abbia perso 40.000 euro di reddito, ovvero sia, per chiunque sappia minimamente come è fatta l'economia reale, esattamente quella quota che era la sua vita, gli daranno 2.000 euro. Ecco, non si può andare avanti così, è di una balenità straordinaria ed è uno dei motivi per cui noi di Fratelli d'Italia ci siamo tenuti distinti e distanti da un governo che, nonostante il Presidente del Consiglio, è così balcanizzato al suo interno che sul ristori, sul DL Sostegni, è riuscito a fare più tardivamente di quanto già non facesse il Conte Bis e a erogare una miseria. Altro che la potenza di fuoco, ci vuole ben altro, cambiare il paradigma, protocolli di sicurezza per consentire alle imprese di ripartire e, qualora vogliano continuare sulla strada folle delle chiusure totali e per DPCM, non 2.000 euro a chi ne guadagnava 40.000, perché quei 40.000 per un barista era esattamente la cifra con cui viveva dignitosamente, ma senza scialacquare, lui e la sua famiglia. E banalmente, caro Draghi, con 2.000 euro non ci vive lui e la sua famiglia. Questo è l'ennesimo motivo per cui noi di Fratelli d'Italia non potevamo far parte di questo governo. Questa settimana a Roma faremo di tutto per migliorare il DL Sostegni, che non è assolutamente il whatever it takes, non è la potenza di fuoco, sono briciole chiusa. Noi saremo al fianco dell'economia reale, ci batteremo fino in fondo nell'interesse del paese. Come ha sempre detto Giorgia Meloni, non abbiamo bisogno di poltrone ministeriali per batterci per l'interesse del paese, non c'è neanche bisogno, d'altro canto, di possedere tutte le conoscenze statistiche ed economiche che possiede chi rivesta la figura di ministro, grazie allo staff che ha, per dire che con 2.000 euro un'impresa non può vivere e che quindi il paradigma debba essere clamorosamente cambiato. E quel paradigma si può cambiare, secondo noi, quando archiviamo l'infausta pagina di Speranza, quando archiviamo l'infausta pagina delle due sinistre di governo, una quella che si arrende al declino del reddito di cittadinanza e l'altra quella lunare marziale e marziana del PD, che mentre le imprese sono chiuse per decreto, mentre le scuole sono chiuse con i bambini in DAT, creando dei problemi enormi di conciliazione tempi di vita di lavoro per le donne che debbono stare a casa ad accendere fisicamente il computer di un ragazzino, di un bambino di 6 anni che non ce la fa da solo, bene, il vero problema è lo ius soli. Per noi il problema è cambiare il paradigma, protocolli di sicurezza per aprire, e se ristori ci debbono essere ristori veri e non briciole che superano di tanto così il reddito di cittadinanza. Perché una cosa per noi è chiara, che intanto quel reddito di cittadinanza si erogava perché intanto c'erano imprese che, pagando una pressione fiscale devastante come quella italiana, fino a ieri costituivano l'ossatura economica occupazionale di questo Stato e garantivano al governo di redistribuire la ricchezza. E anche mia figlia Greta di 13 anni sa che intanto io redistribuisco la ricchezza quando qualcuno la produce. Questo governo sta inginocchiando le categorie che producono ricchezza, le sta mortificando con ristori assolutamente incapienti, ridicoli, inadeguati e tardivi, e noi cercheremo di fare di tutto dall'opposizione per migliorare il DL Sostegni. Certamente non dal governo, per essere
complici di questa tragedia sociale che si profila all'orizzonte per un governo che non è assolutamente in grado di intervenire con la tempestività dovuta, con le risorse dovute e che fa di tutto per salvare i bilanci dello Stato e non l'economia reale. Ma se non si salva l'economia reale, non si salvano neanche i bilanci dello Stato italiano.